un messaggio. Sarà sicuramente una ragazza. Oh, you touch my tra-la-la. E invece no, è Voodoo. Adesso vi dico questa cosa. Dunque, Voodoo è un servizio di telefonia che non è assolutamente in abbonamento, dove tu mandi il tuo nome, il tuo cognome e la tua città al 4870870. Io di solito non faccio queste cose, ma siccome la descrizione diceva che Voodoo sa cose su di te, volevo provarlo per vedere se era vera questa cosa. Mi ha risposto così: il talento e la creatività di Nico non possono limitarsi ai soli video di YouTube. Infatti Voodoo ha saputo che negli ultimi mesi hai passato ore e ore chiuso in camera a scrivere il... È vero, però così è troppo generico. Bisogna chiedere. Ma io non ci credo a ste cose, no? Scusa. Oh, un altro messaggio. Sarà sicuramente un'altra ragazza. No, è sempre Voodoo. Niente, Voodoo è la mia fidanzata praticamente. La lista della spesa? Una nuova versione della Bibbia? Era la seconda, vabbè. Ok, vi dico solo che è vero, però non ve ne parlo ancora in questo video. Vi lascio tutte le informazioni per questo servizio nella descrizione e vi lascio al mio nuovo video. Salve, signor Mereu. Sì, sieda. Ok. Mi dica, lei è qui perché siamo costretti a fare dei tagli sui dipendenti, mi costate troppo, e lei in particolare è colpita da questo fenomeno, quindi la devo licenziare. Metterà piede fuori da qui e diventerà povero. Ma non potete licenziarmi? Cioè, io ho un contratto. Ma quale contratto? La crisi colpisce tutti prima o poi. Merda. Ok. Dunque, signori, benvenuti su Crisi. Effetti collaterali. Azzi. Bella, zì. Ho trovato un'offerta per l'iPhone da paura, 1099 euro, 128 giga, oh, domo pia subito, domo pia subito, vado a prenotare. Ah, vabbè, ma, cioè, nel senso che uno in due? No, che uno in due? Come cazzo famo uno in due, che fai? Si va a mia ragazza, gli esponi te. Oh, vado a prenotare, abbiamo uno per te e uno per me, dai, 1099 euro, 128 giga, dai, domo una pia subito, o vado a prenotare, vado subito, eh, o prenoto, vado, eh. Ma veramente io ce l'ho il telefono. Che merda! Prenotato! Ah sì, c'ho la serata perfetta. Pizza, birra e Netflix. Sa, sparamo, chiamo pure tu mignotte. Se portiamo a casa, famo una serata da paura, eh? Te va, dai, dai, come fanno tutti, dai, lo famo. No. Come no? O pizza, o birra, o Netflix. C'è la crisi. Cazzo c'entra la crisi? Che c'entra la crisi? Dai! Ma sai che te dico? Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma dai, famosela sta pizza, birra e Netflix! Dai, dai, famo sta... Paura, 1099 euro l'uno, eh? No, che cazzo ho detto? Io arrivo e mi siedo. Terminando bene il bilancio, risultiamo che... troppo serio? No, troppo, perché io non sono abituato a essere serio con te. Mamma mia. Perché guardo in macchina? Ma perché l'hai fatto davvero? Che andava? Ok, vabbè. Perché c'era l'iPhone 6 Plus? Sì, dai, no, era crisi, cazzo.